molto orgoglioso di questa terza edizione di Verso Sud, la piattaforma che The European House Ambrosetti ha fondato oramai 3 anni fa. Sono molto orgoglioso perché abbiamo mobilitato 400 imprenditori presenti in fisico qui a Sorrento, nel magnifico Golfo di Sorrento, o collegati in digitale, 33 paesi rappresentati, 8 governi, la Commissione Europea, le Nazioni Unite che hanno partecipato, 5 governatori di regioni del sud, 3 ministri che hanno contribuito del governo italiano che hanno contribuito ai lavori. Il rapporto Verso Sud è diventato una pietra miliare che indirizza in generale il sud e tutto il paese verso un nuovo paradigma. Il paradigma che non parte dall'analisi, dalla disamina dei tanti problemi, dei tanti divari, delle tante preoccupazioni, delle tante cose che non funzionano, ma che al contrario parte dall'identificare le eccellenze, le aree che funzionano, le attrattività, i fattori di successo che possiamo sottolineare. Abbiamo censito centinaia di esempi, di casi di investimenti, di imprese a capitale nazionale o a capitale estero che stanno investendo, stanno crescendo, che hanno in mente progetti, che fanno iniziative. Tutto questo grande fermento che noi notiamo, che è diffuso in molte aree anche del sud, è accompagnato da 2 grandi vettori che stanno creando un fattore accelerativo verso il futuro. Uno sono le ZES, la ZES unica che riunirà tutte le ZES che sono le zone economiche speciali del Mezzogiorno. E il secondo vettore accelerativo del cambiamento è il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che scaricherà sul terreno decine di miliardi di investimenti, di cui 40 soltanto legati alle infrastrutture, al potenziamento infrastrutturale, storica carenza del sistema paese nel sud. Quindi sono tanti elementi di positività, e lasciatemi citarne un ultimo elemento, quello dello spin-off che abbiamo creato come gruppo di lavoro con i giovani. Grazie alla proattività del sindaco qui a Sorrento si è creato un programma il giorno precedente che ha mobilitato un centinaio di studenti delle scuole medie superiori, ragazzi tra i 16 e i 17 e 18 anni, che hanno maturato progettualità, idee, iniziative che loro stessi hanno imparato molto dalla cultura del Mediterraneo. Quindi siamo molto soddisfatti e, come dicono i migliori film, i film di maggiore successo, the best has yet to come. Grazie e seguite Thea e i suoi lavori a lungo. Grazie.